Grazie agli amici dell'Università di Bari, alla professoressa Colamossi, alla professoressa Iandolo, al professor Trigiani, grazie a Sergio Lorusso che come dire, è di Bari ugualmente, pur stando presso l'Università di Foggia, e grazie all'amico Oliviero Mazza e Antonino Pulvirenti. Grazie al dottor Ruggero per le sue interessantissime osservazioni. Devo dire però che le osservazioni che sono state formulate in questo incontro sono tutte quante di grande interesse, di grande levatura. Ho ascoltato anche altri incontri, altri convegni dove non sono emersi rilievi così significativi, pur in poco tempo, che sono invece emersi oggi. E questo è un dato molto importante che va, come dire, a beneficio di questa città e a beneficio di questa sede universitaria, mi piace ricordarlo. Che cosa dire di questa riforma Orlando? Posso essere sincero con voi, al di là del, come dire, canone istituzionale che solitamente mi caratterizza, i professori universitari normalmente quando esprimono un'opinione non la esprimono mai in maniera netta, sono sempre molto melliflui, no? Sono sempre così molto accorti nell'uso del linguaggio. Posso essere sincero con voi, a me questa riforma non piace, nel senso che è una riforma, sì, no, perché è una riforma arraffazzonata, è una riforma che mette insieme più pezzi, è una riforma frammentaria, è una riforma che peraltro, e questo è stato detto molto acutamente dai relatori che mi hanno preceduto, è una riforma che inverte la logica tra giurisdizione e legislazione. Che voglio dire? Voglio dire che in realtà questa riforma non ci dice niente di nuovo, davvero niente di nuovo. Forse qualcosa di nuovo lo dice in materia di intercettazioni, e poi passerò nella coda a illustrare qualche mio rilievo in materia di captazione di colloqui, ma per il resto non ci dice assolutamente nulla di nuovo. Si tratta di una riforma che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali con qualche ritocco. Tutto qui. Sì, forse c'è qui e lì qualche dato nuovo che sembra un po' luccicare sul terreno della novità. Il legislatore deve anche giustificare come mai fa una riforma. Una volta il legislatore faceva la riforma, faceva delle riforme, una volta, parlo di 15 anni fa, fino a 15 anni fa, forse anche 10 anni fa, il legislatore effettuava, scriveva delle leggi, effettuava delle riforme per regolare casi che non erano regolati e quindi in qualche modo per consentire alla giurisprudenza, alla giurisdizione, alla magistratura di poter applicare una disciplina che fino al momento prima non esisteva. Oggi non è così, è esattamente l'inverso, vale a dire che le riforme che vengono effettuate sono riforme che vengono effettuate per legittimare le prassi, che è davvero una sottoposizione del potere legislativo rispetto al potere giudiziario. No, ma vi prego, è un dato che appare sotto gli occhi di tutti, non c'è necessità che io lo ridica e lo ribadisca in questo momento. È un'osservazione, l'ha fatta pure Antonino Pulvirenti, ma in termini meno eclatanti, meno come dire, sfacciati rispetto a quelli che sto usando io in questo momento. Ma è una riforma che sostanzialmente nasce da una sottoposizione del potere legislativo rispetto al potere giudiziario. Ma gli esempi sono classici. La sentenza. Ne posso fare tanti. La sentenza delle sezioni unite in materia di specificità dei motivi è una sentenza la quale ha ristretto e dà delle indicazioni alla prassi per poter restringere l'ammissibilità dell'atto d'appello. Faceva esattamente riferimento alle nuove norme, quelle che sarebbero entrate in vigore, cioè quelle delle quali noi stiamo parlando, per giustificare un orientamento che è quello di restringimento dell'area dell'ammissibilità in sede di appello. Questa disciplina, come dire, funziona un po' come una spola, da un lato la giurisdizione e dall'altra parte il legislatore. Insomma, il legislatore recepisce quello che dice la giurisdizione anticipa addirittura quello che dice il legislatore, che farà il legislatore. Ma tutto questo si spiega, si spiega. Non è un fenomeno, come dire, che nasce un po' come Minerva dalla testa di Giove. Questo è un fenomeno che si spiega. Chi ci stava nelle commissioni ministeriali per realizzare queste riforme? Ci stavano taluni magistrati della Corte di Cassazione, anche molto autorevoli, i quali avevano deciso di restringere il peso inflattivo dei ricorsi presso la Corte di Cassazione e quindi hanno pensato di escogitare una serie di misure che fossero finalizzate a questo obiettivo, cioè l'obiettivo è quello della deflazione della Corte di Cassazione. Questa riforma risponde esattamente nella sua larga parte, tutto il resto è paccottiglia, è veramente paccottiglia. Risponde nella sua larga parte alla esigenza di dover deflazionare il carico della Corte di Cassazione.
attraverso, tra l'altro, l'attribuzione, non saranno contenti i magistrati d'appello, ma attraverso una redistribuzione del carico di lavoro, perché la Corte d'appello sarà onerata di compiti che appartenevano alla Corte di Cassazione fino al momento anteriore all'entrata in vigore di questa riforma. Quindi non è stato fatto altro che trasporre una serie di compiti che appartenevano alla Corte di Cassazione alla Corte di Appello, oppure al Tribunale, come avviene, e giustamente sottolineava prima Nicola Trigiani, con reclamo fatto quando si ritiene che il provvedimento di archiviazione sia affetto da nullità. Quindi non si ricorre più in Cassazione, c'è il reclamo al Tribunale. Perché? Perché la Corte di Cassazione non può essere subissata da una serie di interventi, perché il carico deflativo della Corte, il carico giudiziario della Corte è sicuramente molto significativo. Quindi un impianto che sostanzialmente serve a deflazionare. Ora, come si poteva fare per realizzare un obiettivo di questo tipo? Ma ci sono tanti modi, per esempio quelli che ci indicava Oliviero Mazza. Ma spendete un po' di soldi per attivare concorsi per magistrati, per agevolare l'accesso di operatori giudiziari di settore come i cancellieri, i segretari, la polizia giudiziaria presso le procure oppure presso le corti superiori. Organizzate gli uffici in maniera diversa rispetto a come sono organizzati, ed ecco qui che questo affanno che oggi oggettivamente grava sulla Corte di Cassazione potrebbe essere, come dire, molto più spalmato su un più ampio numero di magistrati, e nello stesso tempo potrebbe ottenere vantaggi da una sicura e migliore organizzazione dell'intero ufficio. Invece no, che succede? Beh, siccome abbiamo molti ricorsi in Cassazione, sapete qual è la novità? Adesso noi facciamo una potatura, come diceva Antonino Pulvirenti, facciamo una potatura delle impugnazioni in modo tale da comprimere in qualche modo le garanzie dei ricorrenti, perché poi qui la garanzia del ricorrente è la garanzia dell'imputato, insomma, più che del pubblico ministero, quindi perché storicamente l'impugnazione nasce come remedium defensionis, quindi è evidente che comprimere l'impugnazione è una compressione che viene effettuata nei confronti del diritto di difendersi impugnando. Quindi la potatura che viene effettuata nei confronti dei rimedi presso la Corte di Cassazione è una potatura che ridonda inevitabilmente a svantaggio della posizione dell'imputato. Ma tagliamo delle garanzie, ma che ci importa? In realtà, insomma, qui bisogna pure bilanciare il fenomeno dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria con il fenomeno delle garanzie. Lo bilanciamo in questo modo, come? Non arricchendo gli uffici giudiziari, creando delle strutture di supporto agli uffici giudiziari, riorganizzando gli uffici giudiziari, eliminando i tempi morti che sarebbe possibile mediante una riorganizzazione dell'ufficio giudiziario, ma tagliamo le gambe o i poteri dell'impugnante per poter ottenere. Ma la stessa logica, al di là del fatto che questa riforma è sbilanciata sul terreno delle impugnazioni, cioè se c'è una parte più significativa della riforma, questo riguarda esattamente l'impugnazione, riguarda esattamente l'impugnazione con riferimento alla Corte di Cassazione. Non si fa altro, non dice altro questa riforma, guardate, non dice altro. Dice soltanto che la Corte di Cassazione non può essere e non sarà più subissata da un insieme di ricorsi, ma perché questi ricorsi, questi atti impugnativi troveranno soddisfazione o attraverso la Corte d'Appello oppure attraverso dei sistemi diversi, dei rimedi diversi. L'ampliamento per il trasferimento anche alla Corte d'Appello dei rimedi straordinari, della rescissione del giudicato, è un'altra degli effetti che derivano proprio dalla necessità di deflazionare il carico della Corte di Cassazione. L'imputato che non può ricorrere per Cassazione personalmente ha lo stesso significato. Certo che non c'è nessun imputato il quale ricorre per Cassazione personalmente, perché l'imputato non ha le qualità scientifiche, tecniche per poter scrivere un ricorso per Cassazione. Ma che cosa accadeva? Accadeva che l'avvocato che non aveva la qualifica per il ricorso di Cassazione faceva firmare l'atto che scriveva lui stesso al suo assistito, per cui l'atto diventava ammissibile per il fatto che veniva firmato direttamente dall'assistito, ma di fatto il ricorso veniva scritto da parte dell'avvocato che non era abilitato al ricorso per Cassazione. Questo, secondo questa modifica, non sarebbe più possibile, ma sarà possibile ugualmente, perché ci vuole poco a farsi prestare la firma, ci vuole poco a farsi segretario, è proprio una panacea del tutto inutile, un pannicello caldo che non servirà assolutamente a niente. Però il senso è quello, cioè limitare in qualche modo l'accesso alla magistratura superiore in modo tale che la magistratura superiore, come se fosse, come dire, un po' distante rispetto alle vicende pragmatiche, rispetto alle vicende, al bisogno di giustizia che viene vantato tutti i santi giorni. Avete sentito quante volte i nostri amici che ci hanno
preceduto hanno detto, ma qui secondo me c'è un problema di compatibilità costituzionale della disciplina. Ma c'è, allora quando c'è questo? C'è in materia di prescrizione, lo ha detto molto bene Oliviero Mazza, dice ma com'è possibile che c'è questa prescrizione, la sospensione della prescrizione funziona soltanto nei confronti dell'imputato condannato, ma insomma allora viene meno una regola di trattamento, sto condannato che dovrebbe essere trattato come un imputato qualunque, quindi non ci dovrebbe essere distinzione tra imputato prosciolto e imputato condannato, viene però ad essere penalizzato dalla sospensione della prescrizione. Avete ascoltato con attenzione le possibili violazioni che ci sono guardando la disciplina della Corte della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo? Anche qui il professor Lo Russo ci ha fatto capire quanto questa nuova disciplina in materia di videoconferenza, di partecipazione a distanza possa determinare delle lesioni in termini di compatibilità costituzionale, ma lo ha detto anche Antonino Burvirenti, ha detto ma attenzione perché qui c'è un problema che attiene, insomma, com'è stata fatta sta riforma, chi l'ha scritta sta riforma, ma chi è che si è preso la briga di scrivere questa riforma, come gli è venuto in mente di scrivere questa riforma, ne avevamo bisogno noi di questa riforma, cioè avevamo bisogno di una riforma che recepisse sostanzialmente le dichiarazioni giurisprudenziali. Un altro esempio, i giudizi abbreviati, Lucia Iando. Scusatemi, Lucia Iandolo lo diceva bene, nel giudizio abbreviato viene introdotta la normicina secondo cui se tu scegli il giudizio abbreviato non puoi più chiedere e eccepire delle nullità a regime intermedio o nullità relative e non puoi neanche eccepire profili di inutilizzabilità. Attenzione, poi qui si nasconde un'insidia gravissima dal testo normativo. Se resta questo testo normativo, come purtroppo credo che resterà, se resta questo testo normativo ci sarà una ridda di interpretazioni su questo problema. Perché a un certo momento si dice che non è possibile invocare la inutilizzabilità, non si capisce quale inutilizzabilità, perché bisogna capire che è inutilizzabilità, ma non è possibile invocare la inutilizzabilità salvo quando questa inutilizzabilità derivi da un divieto probatorio. È una parola, stiamo discutendo da circa 25 anni per cercare di capire quando è che c'è sta o non c'è sta il divieto probatorio, il legislatore a un certo momento con un tratto di pena, beh, quando deriva dal divieto probatorio allora noi abbiamo la possibilità. Insomma, è una riforma scritta male. Io ho letto in uno dei famosi commi, a parte il fatto che insomma ci sta l'articolo 1 con 150 commi, io non so come abbiano potuto anche gli uffici legislativi del Senato insomma fare una cosa del genere. Cioè, 150 commi, l'articolo 1 è 150 commi. Peraltro, articolo 1, comma 80, modifica dell'articolo 459 è il seguente. Comma successivo, comma 81, modifica dell'articolo 325, ma c'è un ordine cronologico nella scelta degli articoli, delle modifiche o no? Oppure ci siamo dimenticati anche questo? È una modalità pedestre di effettuare una riforma legislativa, di scrivere le norme. Ho contato la parola termine ben 4 volte in 3 righe in una delle norme che ho letto. La parola termine, a me mi hanno insegnato che normalmente è meglio evitare perché sennò uno fa confusione. Se scrive sempre la stessa parola, quando elabora un testo fa confusione. Io ho contato la parola termine, proprio con riferimento alla disciplina dell'archiviazione dei termini nei quali, chiedo scusa, delle indagini preliminari e dei termini entro i quali il pubblico ministero dovrebbe scegliere tra l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di archiviazione, 4 volte in 3 righe, sul terreno del merito, ma è una riforma inutile. Ma che c'era bisogno di fare una riforma così? È una riforma completamente inutile, ma a che serve questa riforma? Io veramente non riesco a capire a che serve la riforma. Ma dico, bisogna limitare la disciplina, bisogna contrarre l'impugnazione. Benissimo, la Corte di Cassazione, la sezione unita, ha detto, guardate, scordatevi che l'appello lo potete fare in termini generici, dovete fare un appello che corrisponda ai criteri di specificità. C'era bisogno di scrivere, riportando il portato giurisprudenziale, che chi fa il giudizio abbreviato, l'aveva già detto la Corte di Cassazione, che ragione c'è? Che ragione c'è di fare un'operazione del genere? L'efficienza. E quale efficienza? L'efficienza da dove? L'allungamento dei tempi del processo è sinonimo di efficienza. Nel mio paese l'allungamento dei tempi del processo è sinonimo di inefficienza, non di efficienza, perché nel momento in cui noi pensiamo ad una prescrizione che si allunga per consentire all'ufficio giudiziario di poter usufruire di più tempo per decidere, noi il processo lo allunghiamo di fatto, non lo restringiamo. Ma l'ha detto bene Oliviero Mazza, ma io credo che sia sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno dell'acume di Oliviero per dire certe cose, insomma, anzi è sprecato l'acume di Oliviero per dire determinate cose, perché è sotto gli occhi di tutti.
che il processo inevitabilmente si allungherà, perché è chiaro che il giudice tenderà a sfruttare, ma d'altra parte c'è la disposizione, lo farà, il tempo che il legislatore gli ha messo a disposizione. E che è un'efficienza del processo questa. La ragionevole durata del processo diventa una durata non ragionevole del processo. Questa è una modalità per realizzare l'efficienza del processo. Le intercettazioni, mi fermo perché potrei parlare a lungo su tutta la riforma, naturalmente non scendo nei singoli temi perché non ce n'è il tempo e non è neanche mio compito, ma volevo toccare un aspetto a proposito dell'efficienza e a proposito della, come dire, esigenza di dover effettuare la riforma. A me sembra che questa riforma sia una riforma specchietto delle allodole per chi deve portare a casa un risultato politico, perché insomma anziché scrivere una riforma del genere si poteva astenere dal fare una riforma del genere. Oggi le riforme vengono fatte per portare a casa il risultato politico. Abbiamo modificato il codice di procedura penale, non lo ha fatto nessuno negli ultimi 20 anni, io questo ho sentito dire, e questa è la modifica del codice di procedura penale che si sta facendo. Ma questa è una fetenzia, scusatemi, non è la modifica del codice di procedura penale, questa è una cosa orribile, non è la modifica del codice di procedura penale, ma neanche di diritto sostanziale, con quegli inserimenti che sono stati effettuati. I termini di 3 mesi, la magistratura associata sta facendo un sacco di chiasso sul problema del termine di 3 mesi, cioè il pubblico ministero deve esercitare l'azione o formulare richiesta di archiviazione entro 3 mesi alla scadenza dei termini delle indagini preliminari. Non voglio entrare nel merito, ma che norma è? Che succede? Ma se non viene rispettato il termine, quali sono poi i profili? Che ci saranno? Profili disciplinari? Ma insomma, bisogna capire i profili disciplinari, se si realizzano o non si realizzano. E il procuratore generale che può fare? Se le indagini non sono complete o non sono state completate, che fa? Le fa lui? Non ha manco a disposizione la polizia giudiziaria. Come farà? Quindi anche sotto questo aspetto, insomma, mi sembra una riforma pure mal concepita. Che si voleva dire? Avessero detto, se il pubblico ministero non formula richieste di archiviazione entro 3 mesi, bene, mi dispiace, l'azione penale non può essere più esercitata. Allora il discorso cambiava, aveva un senso, si può condividere o non condividere, ma aveva un senso. Ma questa riforma scritta così non ha veramente nessun significato, quindi probabilmente anche la battaglia, dal loro punto di vista giusta, fatta dalla magistratura associata, in realtà è una battaglia, come dire, fatta nei confronti di un oggetto che è un po' come sparare sulla Croce Rossa, insomma, nei confronti di un oggetto che non avrà nessun significato. Le intercettazioni, e mi fermo, questa è una tragedia. Altro che, la disciplina sulle intercettazioni secondo me nasconde davvero una serie di profili di compatibilità costituzionale. Il primo, il pubblico ministero formula una richiesta di misura cautelare e effettua da sé la selezione degli atti ritenendo da sé quali sono gli atti utilizzabili e non utilizzabili, gli atti che sono come dire, estranei alla necessità di formulare la richiesta, quindi estranea a se stesso, estranea alla necessità di formulare una richiesta di misura cautelare. Di fronte a questa operazione, e quindi mette tutta sta roba in un archivio che dovrebbe essere archivio riservato, fermo restando che io credo poco che questa sia la modalità attraverso la quale effettivamente si garantisce la non pubblicabilità degli atti, perché gli atti da qualche parte sono usciti in tutti questi anni, insomma, e non credo che sia stato frutto soltanto di qualche difensore se l'atto è stato pubblicato. Immagino che gli atti sono usciti fuori, sono venuti fuori anche dagli uffici giudiziari, mi consenta chi è presente di dirlo con grande apertura. Ma a prescindere da questo c'è un problema che riguarda i profili di compatibilità col diritto di difesa. La difesa che fa? Dopo che è stata pronunciata un'ordinanza cautelare ha la possibilità soltanto di ascoltare le intercettazioni, i risultati delle intercettazioni che il pubblico ministero ha ritenuto di non essere rilevanti. Ma ha ritenuto di non essere rilevante se io invece difensore ritengo che quelle intercettazioni sono rilevanti? Ascoltare. Ma le intercettazioni durano anni, non veramente anni, nonostante i tempi che sono fissati al legislatore, queste intercettazioni durano un sacco di tempo, le captazioni, sono fascicoli, fascicoli e fascicoli di intercettazioni, chi fa l'avvocato lo sa, come fa ad ascoltare per difendersi davanti al tribunale del riesame la cui richiesta deve formulare entro 10 giorni dal momento in cui è stata notificata il provvedimento? Ma siamo pazzi. Ma tra l'altro non tiene nemmeno conto di una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 che a un certo momento ha anche detto, guardate che al difensore quando viene deposato gli dovete dare le copie, perché non è possibile che quello si mette là ad ascoltare negli uffici della procura per sé. Quanti difensori poi dovrebbero essere? Pensate a un processo in cui ci stanno 20 imputati, ci stanno 40 difensori, si mettono in una stanzetta e si mettono ad ascoltare. Ma insomma è una cosa veramente dell'altro mondo. Come un'altra cosa dell'altro mondo è la legittimazione, perché la prassi lo vede già questo fenomeno, e la legittimazione della polizia giudiziaria di selezionare gli atti.
Cioè la polizia giudiziaria ascolta la conversazione dei loro soggetti e ritiene quali devono essere rilevanti e quali non sono rilevanti. Ma mi sembra una cosa normale. Sì, poi interpella il pubblico ministero, ma il pubblico ministero, poverino, sta da solo, quindi c'ha da fare 250 milioni di altre cose. È possibile che quello che fa la polizia giudiziaria gli sfugga. Si è visto, cioè le inchieste di oggi ci dimostrano che evidentemente il controllo del pubblico ministero sull'operato della polizia giudiziaria non è sufficiente, non ce la fa. Ma possiamo attribuire, ma facciamo l'ipotesi che due persone parlino, io ho trasferito i mobili da luogo X a luogo Y, la polizia giudiziaria ritiene che i mobili rappresentino una sostanza stupefacente e allora ritiene che quell'intercettazione sia un'intercettazione rilevante ai fini dell'indagine. Poi a un certo punto sente un'altra comunicazione di conversazione e dice: io sono andato ieri a letto con la mia amante, eccetera, eccetera, eccetera. La polizia giudiziaria ritiene che non sia rilevante, ma come facciamo a capire? Cioè, noi mettiamo nelle mani della polizia giudiziaria la interpretazione, la prova parlata, la interpretazione dei termini che vengono utilizzati per stabilire quando può essere rilevante e quando non essere rilevante. Ma insomma, anziché intervenire in senso opposto rispetto alla prassi, non si fa altro che legittimare una prassi che secondo me è totalmente difforme rispetto ai principi di compatibilità costituzionale. Allora quale può essere l'auspicio? Amici cari, quale può essere l'auspicio? Niente, quello di subire, di continuare a subire. In questo mondo in cui noi continuiamo a subire prepotenza di un... più che prepotenza, continuiamo a subire una latenza del legislatore. Ma questo noi lo abbiamo verificato anche con riferimento, come dire, la carenza di legalità processuale, la carenza di legalità penale, noi la stiamo subendo anche per l'intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè noi non abbiamo più un sistema, come dire, l'articolo 25,2 della Costituzione in materia penale o l'articolo 111 della Costituzione in materia di legalità processuale, non esiste, è una formula vuota, perché l'intervento della giurisprudenza sopravanza la legge, l'intervento della giurisprudenza crea addirittura nuove realtà normative, paranormative, chiamiamole paranormative, che vengono persino recepite nell'ambito dei provvedimenti legislativi, per non parlare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché lì non si tratta di, come dire, recepire nel nostro ordinamento l'articolo 6 della CEDU, no, lì si tratta di recepire nel nostro ordinamento l'interpretazione dell'articolo 6 della CEDU, che finisce con l'influire quella interpretazione dell'articolo 6 della CEDU nei confronti del nostro legislatore, che appunto è totalmente carente dal punto di vista del suo potere. Grazie.